Golden Boy. Yeah. News, gossip e curiosità a ritmo di musica con Francesco Gugliotta. Musicology, buon pomeriggio a tutti, in diretta anche in questo giovedì 28 di marzo, in questo pomeriggio non meraviglioso dal punto di vista meteorologico. Ieri c'era una bellissima giornata di sole, però non so, mi sono sentito un po' gli giuliacci perché avevo anticipato, sentivo la temperatura che si abbassava ed effettivamente così. Oggi una giornata di pioggia, uggiosa come diceva qualcuno, ma noi faremo di tutto per rallegrarla chiaramente con la nostra musica. Vi teniamo compagnia tanto per due ore, lo sapete benissimo, fino alle 17 anche quest'oggi con tantissime notizie, qualcuna anche molto divertente, una in particolare che riguarda, si viene da ridere, Tommaso Paradiso, perché ha fatto un volo diciamo, ma non di quelli con l'elicottero, con gli aerei, bensì uno di quelli dal palco. Ha preso una bella botta, ne parleremo nel corso di Musicology. Parleremo anche della novità che arriva in casa Alanis Morissette, è una cosa molto bella, tra l'altro una foto bellissima. Parleremo di una fondazione, una tematica molto seria che però è legata al mondo della musica. Insomma, come sempre abbiamo tante curiosità e tante notizie, noi però vogliamo dare spazio soprattutto alla musica e quindi iniziamo immediatamente per migliorare questo pomeriggio piovigginoso qui sulla provincia di Messina. Iniziamo con Gazzelle, il brano si chiama Sopra e apre questo pomeriggio di Musicology su Radio Doc. Musica a denominazione d'origine controllata. Oh, oh, oh.
70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Doc.
Conosci il mondo Carrabotta Gomme? Carrabotta Gomme è sinonimo di sicurezza, efficienza, professionalità, massimo comfort su strada, anche quando i percorsi si fanno tortuosi. Sali a bordo del mondo Carrabotta Gomme oggi stesso. Vendita, assistenza pneumatici, tecnici specializzati per offrirti il meglio per auto, moto, truck, veicoli, movimento terra, industriali. Da Carrabotta Gomme, Bridgestone partner per la provincia di Messina, Michelin, Continental, Firestone, convenzionato maggiori flotte di noleggio, cerchi in lega, Hotel Tire, via nazionale 316, Rocca di Caprileone, telefono 0941 95 86 01, mail info @carrabottagomme.com. Il mare vi rivolge un invito al quale non potete assolutamente rinunciare. Ristorante Il Gabbiano, l'egemonia del mare in tutto il suo splendore. Affacciatevi nella splendida location e lasciate che cresime, comunioni, battesimi, compleanni siano all'insegna della brezza, delle onde, del profumo del mare. Ristorante Pizzeria Il Gabbiano, dal 1977, vi dà la possibilità di trascorrere splendide vacanze negli appartamenti sulla spiaggia. Via Trazzera Marina 154C, lungomare Ligabue, Capo d'Orlando. Telefono 0941 90 20 66. Immaginati disteso al sole, a bordo piscina, con una splendida vista sulle isole Eolie. Villas d'Orlando, l'ideale per la tua vacanza di lusso nel nord della Sicilia. Godi di ogni comfort in un'oasi di tranquillità, a due passi dal centro città. Vivi una vacanza da sogno con Costa d'Orlando. Visita il sito www.costadorlando.com o chiama al numero 0941 91 80 42. Costa d'Orlando, libero come in vacanza, comodo come a casa. Radio Doc. Radio Doc. Dagli anni 70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. Doc.
Parliamo un po' di arte a Musicology in questo pomeriggio di giovedì. Perché? Perché si intitola Heroes Bowie by Sukita, la mostra dedicata proprio a David Bowie, che è una delle grandi icone della nostra cultura, della cultura pop, ritratto da uno dei maestri della fotografia giapponese, proprio Masayoshi Sukita, che è in programma da questo weekend, praticamente dal 30 di marzo al 28 giugno, in Palazzo Medici Riccardi a Firenze. In esposizione ci sono praticamente 90 fotografie, alcune delle quali proprio in anteprima nazionale, per ripercorrere questo sodalizio, questo legame di oltre 40 anni tra il Duca Bianco e l'artista nipponico, appunto Sukita, che sarà a Firenze proprio il 25 di maggio per incontrare il pubblico. Nelle sale proprio di Palazzo Medici Riccardi si possono così ammirare non solo gli scatti, le foto, insomma, che illustrarono la copertina dell'album Heroes, ma anche tutte quelle fotografie storiche dell'archivio personale di Sukita, che raccontano un po' questa amicizia iniziata negli anni 70 con David Bowie. È una cosa molto, secondo me, molto interessante, anche perché ci sono delle foto, io ho avuto la fortuna di vederne un paio, ci sono delle foto secondo me molto molto belle e soprattutto molto esplicative di questo rapporto. Si vede comunque che c'era un certo tipo di amicizia. Noi David Bowie lo ascoltiamo qui sulle frequenze Radio Doc, proprio con Heroes. Voi, se potete, andate a Firenze. Denominazione d'origine controllata.
Il medico Bob Marley, Could You Be Loved? Noi torniamo in diretta ancora con Musicology in questo giovedì 28 di marzo. Parliamo un po' di Tommaso Paradiso, perché ieri c'è stato l'esordio delle Love Tour 2019 dei giornalisti, e quando si dice esordio col botto, beh, no, spero non ci si riferisca a quello che ha combinato il buon Tommaso. Perché? Perché ieri al Palazzo del Turismo di Jesolo a Venezia Tommaso Paradiso e i suoi giornalisti hanno iniziato appunto questo Love Tour 2019. Ovviamente quando ci si canta, comunque ci si esibisce, capita di dimenarsi un po' sul palco, ecco. Probabilmente ha fatto qualche movimento inconsulto, qualche movimento di troppo il buon Tommaso, tanto da rischiare di finire una botola, perché è scivolato facendo qualche passo indietro e quasi ci finisce dentro proprio sul palco. Tra l'altro spuntano delle mani probabilmente di uno steward che tentano di salvarlo dalla caduta rovinosa. Ma la cosa bella è stata questa: che Tommaso Paradiso cade, rimane a terra, fa finta di nulla, continua a cantare, cioè cade, si rialza come se non fosse successo niente. Un grandissimo professionista. Ovviamente il video è diventato virale, se voi lo cercate online lo trovate, fa abbastanza ridere. In ogni caso stava cantando una delle canzoni più famose dei giornalisti, che è quella che andiamo ad ascoltare.
Vuoi festeggiare una ricorrenza in famiglia o un lieto evento? Vuoi organizzare il tuo matrimonio? Costa d'Orlando può rendere tutto indimenticabile. A bordo piscina o immerso nel verde, Costa d'Orlando ti regala una location perfetta per ogni occasione. Cosa aspetti? Chiama subito lo 0941 91 80 42. Costa d'Orlando, il posto giusto dove vivere i tuoi sogni. Uniscuole è molto più di un'università. Scopri la nostra ampissima offerta formativa. Master, 24 CFU per l'insegnamento, corsi di preparazione al concorso FIT, certificazioni linguistiche e informatiche, glottodidattica, dattilografia, oltre 30 corsi di laurea attivi con piattaforma telematica, anche in mediazione linguistica, tutoraggio singole materie, dopo scuola e tanto altro. Costruisci il tuo futuro con noi. 40 anni di esperienza al tuo servizio. www.uniscuole.eu. Numero verde 800 149 649. Vuoi una pizza leggera e digeribile? Ristorante Pizzeria Il Torrente a Capod'Orlando. Il nostro segreto? La qualità dell'impasto realizzato con lievito madre e fatto maturare dalle 48 alle 72 ore. Realizzato anche con farina di camut e grani antichi siciliani macinati a pietra, tra cui tumminia. Inoltre, anche pizza senza lievito. Il Torrente è specializzato nella preparazione di alimenti e pizza senza glutine. E poi Il Torrente è anche ristorante con antipasti, primi piatti e secondi a base di pesce, ideale per piccole cerimonie. A Capod'Orlando, via Torrente Forno 54, con telefono 0941 90 19 70. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere, architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Diving round the clock, bikini bottoms, lager toes, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of, if you need me you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Someone.
George Ezra con Shotgun. Noi torniamo ancora in diretta su Musicology fino alle 17 anche in questo giovedì. Parliamo un po' di Indigeno Fest, parliamo soprattutto per coloro che sono nella nostra zona, perché? Perché sto parlando di un evento, di un festival che raccoglie in sé, racchiude in sé il meglio, la creme della creme della musica indie qui al Golfo di Patti. Nel Golfo di Patti tra il 2 e l'8 di agosto si andrà a divertirsi proprio con questo, con questa musica, con questo genere. E già devo dire che la line up è veramente molto 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 interessante. Ci saranno altri protagonisti, però sono già stati annunciati alcuni dei cantanti, degli artisti che saranno presenti a Patti ad inizio agosto, e i nomi sono importanti: i Canova, Claudio, Franco 126, Fulminacci, quindi sicuramente nomi rispettati e rispettabilissimi del genere indie che sta così andando forte dalle nostre parti, e per nostre parti intendo soprattutto l'Italia chiaramente. E poi il nome già annunciato, che comunque fa un po' da headliner, e cioè quello di Car Brave. Certamente saranno sei giorni interessanti, una bella settimana ricca di grande musica, con appunto l'Indigeno Fest. Se avete la possibilità, fate un salto a Patti, perché ne vale assolutamente la pena. Tra l'altro ci sono delle diverse postazioni, ecco, delle diverse location, diciamo così, perché ci sono, c'è il main stage che è sulla spiaggia, dal 2 al 4 agosto si suona lì, poi c'è la riserva naturale il 7 agosto passeggiando poi per le vie del centro storico il 5 e il 6 agosto, e poi seduti sui gradini dello storico teatro di Tindari l'8 agosto per guardare il gran finale. Insomma, c'è veramente da che essere allegri in questo prossimo agosto che arriva in quel di Patti. Ci sarà veramente il fior fiore della musica indie italiana, e non solo. Attendiamo ancora altre componenti di questa lineup già molto molto interessante. Nel frattempo ascoltiamo colui che aprirà un po' tutto, e cioè Car Brave. Le fa mamma non mamma con un quadrifoglio, noi d'estarte come onde su uno scoglio, e tu vieni ma poi non rimani mai. Eravamo quercia, mo siamo bonsai. Ascolta il ticchettio di pioggia sul tettino, in lontananza di sirene Nino Nino. Allarme della cinta suona all'infinito, una sigaretta affoga in un tombino. Deve levare l'oceano, noi che viviamo a notte fonda, al mare ci tuffiamo a bomba. Il mio amico che si apre, giuro che sarà una tomba. La chiamo un'altra volta, un'altra volta, dimmi informa. Una rotonda Alberto Tomba, suora tua, dalla pro di un Toyota, belli andanti fai manovra. E qua non si campa d'aria, e non si torna indietro come ha fatto Minato. Solo se ho cose da fare, perché fuori perdo sempre il mio cellulare. Tengo sotto controllo il problema, è normale. So che dovrei cambiare sistema solare. Il mondo è pieno di hater e già lo sai. Sorridi in foto così li confonderai. Nessuno crede veramente in ciò che fai. Spero che Dio mi tenga lontano dai guai. Quanto stai bene con quella maglietta fila? Ho preso un disco solo per la copertina. Mille messaggi, sempre la stessa faccina. Ma se non usi i social nessuno si fida. La moda è bella ma ci rende tutti uguali. Chi se ne frega, guardo, ho preso questi occhiali. Restiamo qui a parlare d'arte e di film vari, finché Marte non ci separi. Scoperto con un polaretto sciolto nella macchina, e mentre non mi guardi ti scatto una
fotografia. Radio Doc, Radio Doc, dagli anni 70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc, Radio Doc, Doc. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. It's smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it, you both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, nothing breaks like a heart. Praise like a heart. Nothing praise like a heart. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing breaks like a heart, nulla si spezza come un cuore, dicono Mark Ronson e Miley Cyrus. Chissà se è vero, se pensate sia così magari ce lo fate sapere al 347 91 81 690 che è il nostro numero WhatsApp. Noi invece proseguiamo con la musica, ma oltre che con la musica vi devo dare una notizia, cioè ci dobbiamo fermare, ci prendiamo una piccolissima pausa, proprio un break di qualche minuto, perché dobbiamo dare spazio ovviamente alla pubblicità ma anche alle notizie del nostro radiogiornale. Non preoccupatevi perché abbiamo ancora un'ora bella, piena, abbondante, ricca, intensa da trascorrere insieme con Musicology, con la nostra musica ovviamente sulle frequenze di Radio Doc. Quindi mi raccomando, state con noi. Io in ogni caso vi lascio in buonissime, buonissime mani e con una canzone di una grande voce della nostra musica, della musica italiana, cioè Lucio Dalla. Il pezzo è del 1999. Ciao!
come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, era bruco balto lì, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Milioni di persone, le pance sotto il sole, il gelato in ombrellone, la bronza di un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci dindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfugherà le dita, come la sabbia arriva al mare. Quarter past midnight as we cut through the city. Yeah, 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 the streets are getting restless. Good times, bad decisions. Yeah, yeah, it's a quarter past midnight and the sirens are mending some hearts. But we're the losers on the back seat, singing love will tear us apart. It's a quarter past midnight.
Ho chiuso con il passato. Da quando ho scelto le soluzioni Conti Gallenti, ci ho guadagnato in sicurezza e risparmio. Conti Gallenti propone una serie di prodotti pensati per case moderne, evolute, come serrande per garage, basculanti, cancelletti estensibili, portoni sezionali e porte automatiche veloci con rifinitura verniciatura a polvere. Conti Gallenti, riparazioni veloci di saracinesche. Sconto 10% per gli ascoltatori Radio Doc sulle nuove lavorazioni. Contrada Pietra di Roma, zona industriale Torre Nova. Telefono 0941 78 58 29. Nella vita ti chiederanno di imparare nuove nozioni al lavoro, imparare ad assecondare le richieste dei tuoi figli, imparare a comprendere meglio tua moglie. Ma c'è una cosa che da sempre non hai bisogno di imparare. Mangiare bene. Già, perché dal 1972 conosci il ristorante Pizzeria Odeon, il locale che ti insegna e ti ha insegnato i valori della tradizione. Cucina casereccia, pizza da asporto, piatti sempre sfiziosi e deliziosi. Ristorante Pizzeria Odeon, Piazza Caracciolo 18, Capodorlando. Telefono 0941 90 14 67. 30 secondi costano meno di quanto tu possa immaginare, ma rendono molto, molto di più di quanto tu possa pensare. Per un messaggio efficace, Radio Doc Pubblicità. Telefono 0941 91 81 69. Email info@radiodoc.it. Dark time. A Radio Doc sono le 16 e un minuto. Doc News, l'informazione ad hoc. Benvenuti a questa edizione locale del Doc News, ai microfoni Antonio Puglisi. È stata assolta per non aver commesso il fatto Silvana Pintagro, 34enne di Castellumberto, chiamata a rispondere della pesantissima responsabilità ipotizzata a suo carico della morte della figlioletta, scomparsa il 3 gennaio 2015 all'ospedale di Sant'Agata Militello, ad appena pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo primo compleanno. Il giudice del Tribunale di Pati, Eugenio Aliquò, a conclusione del rito abbreviato a fronte della richiesta di condanna della donna a 16 mesi per omicidio colposo sollecitata dall'accusa, rappresentata in udienza dal pubblico ministero Alessandro Lia, ha pronunciato la sentenza di assoluzione per la 34enne difesa dall'avvocato di fiducia Nunziatina Armeli. C'è un'importante novità nell'amministrazione del comune di Capri Leone in seno alla giunta guidata dal sindaco Filippo Borrello. Alessandro Giacobbe, quinto eletto nelle elezioni amministrative del 2017, è stato nominato oggi assessore con delega alla sicurezza, viabilità, sport, trasparenza, commercio e politiche giovanili. Giacobbe, 37 anni, agente di Polizia di Stato, è entrato nell'amministrazione 12 anni fa con l'allora sindaco Bernadette Grasso e per 2 anni e mezzo, dal 2012 al 2014, è già stato assessore. Subentra il dottor Giuseppe Giuffre che per motivi personali e lavorativi ha deciso di rimettere la propria delega. Dopo il no di Amalia Scilipoti sarà la volta di Maria Miano per la sostituzione del consigliere comunale Salvatore Imbesi a Barcellona Pozzo di Gotto. La prossima seduta del Consiglio Comunale in programma per oggi, giovedì 28 marzo, sarà quella del giuramento di Maria Miano, seconda dei non eletti in alternativa nazionale Noi Ci Siamo. Nella lista rappresentava la componente legata al consigliere Nicola Marzullo. Chiudiamo con San Marco d'Alunzio che si appresta a vivere giorni di intensa spiritualità. Una tradizione secolare vuole che l'ultimo venerdì di marzo si festeggi il 600° crocifisso custodito nella chiesa Araceli. Questa ricorrenza, che apre in Sicilia i riti della Settimana Santa, è la più sentita dal popolo aluntino e vede emigrati e pellegrini accorrere con fede nel piccolo borgo. A dominare la scena in questi giorni solenni è la sontuosa scultura lignea di Gesù in croce, opera di Scipione Livolzi del 1652. Sulla realizzazione della statua di straordinario vigore espressivo, non a caso si tramanda una leggenda. Lo scultore, pur non avendo avuto alcuna difficoltà nel modellare il corpo, al momento di realizzare il capo del crocifisso, dopo aver tanto lavorato invano, stanco e scoraggiato, si addormentò. Al risveglio trovò il volto già scolpito. Rai 3 Regione e TV Sat 2000 trasmetteranno in diretta momenti salienti della festa durante il corso di tutta la giornata. È tutto con l'informazione locale di Radio Doc. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati potete consultare 980.com. Doc News, l'informazione ad hoc, torna tra meno di un'ora.
attuale. Caramelle con Pier Davide Carone e Dear Jack. Noi torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Doc in questa seconda parte di Musicology. C'è Francesco a tenervi compagnia fino alle 17 anche in questo giovedì 28 di marzo. Abbiamo già trascorso insieme un'ora con tanta musica e tante news musicali. Ecco, vi devo ancora raccontare qualcosa e vi anticipo insomma la nostra scaletta. Sì, perché andremo a parlare intanto dei The Colors, questa non ve l'avevo detta, e poi come vi avevo promesso parleremo anche di una fondazione, di Alanis Morissette, delle sue novità. Insomma, abbiamo certamente ancora tanta carne succosa già sulla brace, pronta anche per i vegani, abbiamo anche le verdure nel caso vogliate gustare con noi in questo pomeriggio musicale. Qualsiasi cosa è ben accetta, l'importante è che state con noi non solo sulle nostre frequenze ma anche sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, che vi ricordo essere Radio Doc FM, così magari guardate all'interno dei nostri studi. Noi proseguiamo, vi dicevo, con la musica. Arriva Coez con È sempre bello, un po' come il nostro pomeriggio insieme. Radio Doc, Radio Doc, dagli anni 70 ad oggi. She's got it. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno, è bello se le nuvole sono solo un contorno, a volte è bello avere 18 anni, è bello se mi chiami, è bello se rimani, è bello se rimandi un po' quando stai per venire, ho un fascino più forte tutto ciò che può finire, l'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire, i soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire, è bella questa stanza pure se ci sto da solo, è bello questo hangover visto che oggi non lavoro, è bello se scoppiamo al buio invece fuori è giorno, è sempre bello averti intorno. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi, è bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli, è bello stare insieme, sapere stare da soli, è bello essere il primo, bello andare lontano, stamattina col sole era bella anche Milano, e tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella, sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bella. Voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come l'ole, dietro le serrande il sole. Da fuori com'è, come me e te, quasi sempre per pure. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Oggi voglio andare al mare, bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove, io mi scordo l'ombrello. Là fuori com'è, come me te, non sempre bello eppure. Doc. Doc. Dai, Daniele.
Denominazione d'origine controllata. Radio Doc. Radio Doc. L'edilizia ha da sempre un partner serio e affidabile. Valenti. Valenti SRL, al fianco di chi lavora. Valenti SRL, vendita cartongesso, piastrelle, arredobagno, sanitari, tutto per la pitturazione e l'arte decorativa. Valenti SRL, il numero uno nel settore edilizia. Visita lo showroom e non dimenticare. I professionisti Valenti sono al tuo fianco con mille consigli e suggerimenti per fare grande ogni ambiente. Edilizia Valenti SRL, via industriale 124, Rocca di Capri Leone. Telefono 0941 9503 61. Armonia di sapori, prodotti tipici, location incantevole. È il menù della tua cena al ristorante del Borgo d'Orlando, in Contrada Cammà a Mirto.
Gusta deliziosi piatti dagli ingredienti biologici di grande qualità, 100% siciliani, ricchi di eccellenze nebroidee. Telefono 0941 950481. Email info@borgodorlando.it. Ti aspettiamo! Doc Night Live, un programma che va in onda su Radio Doc con la musica dal vivo, con tanti amici che vengono a trovarci da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Doc Night Live ogni giovedì dalle 19 alle 21 su Radio Doc. Il Doc Night Live è offerto da Pizza e Sfizi, rosticceria tavola calda, in piazza Duca degli Abruzzi 28 a Capodorlando. C'è un cambio di programma, doveva partire a brevissimo il club tour della band. La band però, con una comunicazione ufficiale, ha reso noto di aver posticipato questo inizio di club tour. Perché? Perché comunque ci sono tanti impegni che impegnano Stash e i suoi compagni, e quindi la band non ha voluto sovrapporre gli impegni televisivi con quelli che sono poi gli impegni musicali e dei concerti live. Tutto sommato una scelta professionale loro, quindi normalissima, se non che i fan della band non è che abbiano preso proprio benissimo la cosa, anzi tutt'altro. Nonostante Stash si sia scusato a priori della scelta della band, molti di questi fan addirittura hanno attaccato la band con una ferocia fuori luogo, e in particolare sono arrivati a minacciare di morte il frontman della band per aver posticipato le date. Cioè, ma siamo fuori di testa. Tra l'altro la cosa bella è che chi minaccia di morte Stash
poi alla fine è quello che magari sull'immagine del profilo di Facebook o di Instagram c'è anche la faccia dell'artista, del frontman dei The Colors. Tra l'altro Stash, dopo aver letto questi messaggi molto violenti e aggressivi, ha pubblicato dei video in cui ha detto di trovare esagerate certe reazioni, e si è augurato chiaramente che la rabbia possa essere messa immediatamente da parte per conversare poi in modo più maturo e con toni più pacati riguardo al fatto di questa di questo posticipo, insomma, dei loro impegni live. Tra l'altro, ok, capisco che uno compra i biglietti, capisco che magari uno si organizza e tutto, però arrivare a minacciare di morte perché io sposto un concerto, perché magari ho altri impegni, mi sembra effettivamente esagerato. In ogni caso, noi The Colors li ascoltiamo, questo è il loro ultimissimo singolo insieme a The Lodi, si chiama Pensare Male, arriva Musicology. Radio Doc, Radio Doc, dagli anni 70 ad oggi. Solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Radio Doc, Radio Doc, Doc. A volte fisso lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me. Ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più. Tanto rispondere alle tre. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me. Ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Ma in fondo non vuoi andare via veramente. Calpesterò le tue rose pensando a te. Resterò fuori stanotte, non so perché. Negli occhi degli altri vedo te. Mi bevo il cuore in un angolo della città. Un ubriaco mi grida, sei splendida. Vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile. Per me è sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via, ma vorrei dire resta. Non c'è più serata in giro e chiami tu. Non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Ma in fondo non vuoi andare via veramente. Pensavo che è sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi, e invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi. Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai. Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me. Ma in fondo non vuoi andare via veramente. Radio Doc, Radio Doc, dagli anni 70 ad oggi.
solo grandi successi, ma soprattutto musica a denominazione d'origine controllata. Right about now. Radio Doc. Radio Doc. Doc. Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene. Non è semplice restare complici, un amante credibile, quando l'amore non è giovane. Non è semplice scoprire nuove tenebre tra le tue cosce e dietro le orecchie, quando l'amore non è giovane. È solo una canzone, abbracciami per favore. A te posso dire tutto, tutto ciò che sento. Tutti cantano l'amore, quando nasce, quando prende bene, e quando tremano le gambe, e quando non c'è niente che lo può fermare. Ma tutte quelle storie che hanno visto almeno 10 primavere, 100 casini, 100 grandi scene, 1000 pagine attaccate ancora insieme. Non è semplice restare complici, un amante credibile, quando l'amore scoprire nuove tenebre tra le tue cosce e dentro le orecchie, quando l'amore non è giovane. Resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me, solo per me. Abbracciami per favore. Solo una canzone, gli Exotago. Noi torniamo in diretta ancora con Musicology, parliamo un po' di Alanis Morissette, ve l'avevo promesso. Perché? Perché Alanis ha sorpreso un po' tutti con un annuncio inaspettato tramite Instagram e quindi tramite foto. Ha pubblicato sostanzialmente una foto che la ritrae in casa, almeno penso sia casa sua, visto che dietro c'è proprio il caminetto, poi c'è sempre anche un piccolo Buddha, comunque mi sembra un appartamento, una villa magari, non so se è la sua o meno. In ogni caso, con lei che canta ad un microfono, e voi direte dov'è la notizia, insomma. Intanto la notizia è che Alanis Morissette non pubblica un album dal 2012, quindi stiamo parlando comunque di 7 anni che sono ormai trascorsi da Havoc and Bright Lights, che è appunto l'ultimo album firmato, insomma, Alanis Morissette, l'album per intenderci che contiene Guardian, il pezzo veramente che ha avuto un grandissimo
successo. Però non è solo questa la novità. Se si guarda la sagoma, la silhouette di Alanis Morissette, si potrà notare una pancia, un bel pancino. Eh sì, perché pare proprio che la 44enne cantante di origini canadesi sia in attesa del suo terzo figlio dopo Ever Imre e Onyx Solas. Non voglio neanche immaginare come va a chiamare il terzo nome, anche perché il marito, Mario Soleil Treadway, è un rapper ed è molto 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 fantasioso, come avete potuto capire. In ogni caso, questa foto ha una bella didascalia, c'è scritto praticamente con dei cuoricini "So much news", cioè tante notizie. Una è sicuramente il fatto che attende il suo terzo genito, l'altra immagino proprio che sia il fatto che torna a registrare qualcosa e quindi a breve magari anche a pubblicare, non so se un nuovo album, magari qualche nuovo pezzo. In ogni caso, noi facciamo gli auguri per il terzo genito ad Alanis Morissette e poi invece facciamo un grosso in bocca al lupo per quello che è il suo prossimo lavoro, anche perché lo attendiamo con grande ansia. Nel frattempo drizziamo le antenne, arriva proprio Guardian 2012 sulle frequenze di Radio Doc, Music Hall, c'è Alanis Morissette. Soldiered through the profane, they were distracted and shut down. So why would you talk to me at all? Such words were dishonorable and in vain, their promise of song.
semplicità della conduzione familiare e la professionalità della perfetta ristorazione. Uletta Ristorante Pizzeria. Da noi troverai tante specialità come la pasta fresca e da oggi ogni mercoledì vieni a scoprire la particolarità dell'impasto integrale delle nostre pizze, tutte esclusivamente cotte nel forno a legna. Goditi tutti gli eventi sportivi. Siamo uno dei locali selezionati Sky. Inoltre organizza nella nostra struttura il tuo evento o compleanno. Contattaci allo 0941 911 700. Ristorante Pizzeria Uletta. Siamo in Piazza Duca degli Abruzzi 21, a Capo d'Orlando. Fino al 31 marzo, la domenica menù pizza più bevanda a 9 euro. Uniscuole è molto più di un'università. Scopri la nostra ampissima offerta formativa. Master, 24 CFU per l'insegnamento, corsi di preparazione al concorso FIT, certificazioni linguistiche e informatiche, glottodidattica, dattilografia, oltre 30 corsi di laurea attivi con piattaforma telematica, anche in mediazione linguistica, tutoraggio singole materie, dopo scuola e tanto altro. Costruisci il tuo futuro con noi. 40 anni di esperienza al tuo servizio. www.uniscuole.eu. Numero verde 800 149 649. Grafica, web e multimedia, allestimenti, promozione, social media. La comunicazione ha tante sfaccettature e l'agenzia di comunicazione Da Vision le conosce tutte. Visita il sito www.davision.it o contattaci al numero 0941 91 81 69. Saremo al tuo fianco per studiare la strategia comunicativa più adatta per la tua azienda. Scegli Da Vision. Insieme valorizziamo il tuo brand.
la città con Irene Grandi. Noi torniamo in diretta ancora per l'ultimo quarto d'ora di questo pomeriggio insieme con Musicology. Parliamo un po' di Avicii, anche se lui ovviamente Tyr Bergling non c'è più, però la sua famiglia ha annunciato la nascita della Tim Bergling Foundation, proprio in onore del DJ e producer che è scomparso ad aprile dell'anno scorso, tra un po' farà un anno infatti. La fondazione ha come scopo combattere per una serie di cause, a partire ovviamente da quelle relative alla malattia mentale e quindi alla prevenzione del suicidio. Nel programma però si trova spazio anche per la sensibilizzazione nei confronti di questioni più ampie, come per esempio il cambiamento climatico, la conservazione della natura e delle specie in via d'estinzione. E diciamo che c'è una zona col bollino rosso, e cioè la Svezia, che è il paese poi di Avicii, però loro vogliono esportare, diciamo, questo concetto e quindi questa fondazione anche all'estero. Tim voleva fare la differenza, creare una fondazione con il suo nome e il nostro modo per onorare la sua memoria e continuare ad agire nel suo spirito, ha scritto la sua famiglia in una nota, ed è certamente un'iniziativa lodevole. Complimenti alla famiglia di Avicii, noi lo ascoltiamo sulle frequenze di Radio Doc, uno dei suoi pezzi più famosi del 2013. Hey Brother. Hey Brother, there's an endless road to rediscover. Sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do.
Radio Doc. Radio Doc. You think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. L'ultimo di questo pomeriggio in compagnia di Musicology. Siamo arrivati veramente davanti allo striscione del traguardo che taglieremo sostanzialmente tra pochissimi secondi. Prima di salutarci vi ricordo semplicemente l'appuntamento di questa sera, il Doc Night Live. Come ogni giovedì la musica dal vivo entra negli studi di Radio Doc ed esce attraverso appunto le nostre frequenze fino ad arrivare alle vostre radioline, al vostro PC, insomma fino alle vostre orecchie. Anche in questa serata, con la conduzione di Piero Di Maria, ci saranno grandi ospiti e ovviamente ci sarà la possibilità di vivere delle emozioni assolutamente, assolutamente uniche grazie al Doc Night Live. Quindi non perdete l'appuntamento dalle 19 alle 21, la musica dal vivo sulle frequenze di Radio Doc. Per quello che riguarda Musicology invece è davvero tutto, noi ci riascoltiamo nel pomeriggio di domani sempre dalle 15 alle 17 con Francesco ai microfoni. Grazie per essere stati con noi e una buona continuazione di serata su Radio Doc. Ciao ciao! Musicology.